siamo tornate al cinema, io sono assolutamente curiosa di sapere che cosa ci proponi per le prossime settimane. Vi ripropongo di tornare in sala a vedere un film documentario. Come sapete c'è il progetto Cinema Doc che a Firenze porta in tutti i cinema il meglio del cinema documentario contemporaneo. In questo caso? In questo caso Horse Boy di Michael Scott. Dove Lo lo vediamo? vediamo al Cinema Principe, il 4 di marzo alle 20:30. E di cosa parla? Parliamo di autismo questa volta. Chi racconta la storia è il padre di un bambino autistico che di lavoro fa il documentarista e che ha seguito le varie fasi della malattia di suo figlio da appena nato fino all'età dei 10 anni circa. È molto interessante perché la malattia in questo caso è stata curata grazie al rapporto con gli animali, nello specifico i cavalli, che si sono resi conto, i due genitori molto impegnati che nel corso degli anni hanno seguito davvero assiduamente il proprio bambino, quanto il rapporto con gli animali facesse bene al decorso della malattia e lo aiutasse a liberarsi dalle sue paure e da tutte le problematiche che ovviamente questa patologia presenta. Perché Perché dovremmo vedere Horse Boy? è una bella storia, ne vale davvero la pena, sia che si conosca qualcuno che soffre di questa patologia, sia se sia la prima volta che ne sentiamo parlare. Quindi venite numerosi. Bene, allora vediamone un pezzetto. Nell'aprile del 2004 a mio figlio Rowan è stato diagnosticato l'autismo. Ho avuto la sensazione di essere colpito in pieno viso con una mazza da baseball. Dolore, pena, una strana vergogna, come se gli avessi fatto un incantesimo, donandogli la mia genetica difettosa. Osservavo inorridito l'evolversi della sua malattia. Ma questa storia non riguarda la tragedia dell'autismo. Racconta come la nostra famiglia abbia fatto qualcosa di pazzesco. Un'altra proposta per le prossime settimane riguarda un'iniziativa che sembra avere molto successo. Davvero, parliamo di Cinema Visionaries, che è un progetto che il Museo Gucci di Firenze organizza con Fondazione Sistema Toscana e la Scorsese Foundation. L'idea è quella di riportare in sala grandi classici del cinema italiano e internazionale per farlo conoscere a chi magari di questi film ha solo sentito parlare. È una rassegna che è già cominciata da qualche tempo, però ha anche delle date future e la prossima è il 12 di marzo. Esattamente, l'appuntamento è con Gioventù bruciata di Nicholas Ray, quindi un Con classicone, James Dean. assolutamente sì, e la sede sarà al Cinema Odeon, sempre in prima serata, quindi intorno alle 20:30. È incredibile, davvero, sono tantissime le persone che hanno deciso di seguire questa rassegna, sia giovani che meno giovani, e addirittura, forse ne avrai anche te sentito parlare, ci sono le file fuori dal cinema e tante persone che purtroppo rimangono fuori. Perché tornare al cinema per vederli? Ce lo siamo chiesti anche noi. Intanto c'è una novità, nel senso che tutti i film vengono introdotti da una giornalista accreditata e autorevole come Laura Delli Colli e spesso ci sono degli ospiti a sorpresa che in qualche modo sono legati al tema del film. E poi perché, soprattutto chiedendo ai ragazzi che frequentano la sala, come mai siete qui stasera? Perché è un film che ho sempre fatto finta di aver visto, ma che in realtà poi non avevo mai avuto modo di vedermi e che sono molto felice di potermi vedere in una sala comoda come questa. Oltretutto, un altro dettaglio importante è che le proiezioni sono a ingresso libero, quindi un motivo in più, magari per lo studente, per godersi un bel Per venire film. al cinema. Bene, allora vediamo uno spezzone di Gioventù bruciata, che è un film che tutti dobbiamo assolutamente conoscere. Hai le labbra morbide. Dove vai? Non possiamo star qui. Io so una cosa sola. Non mi va ad andare a casa. Io non ci tornerò mai più. Senti, io conosco un posto, me lo ha indicato Plato. È una gran villa disabitata, vicino al planetario. Ci vogliamo andare insieme.
Puoi fidarti di me.